Marocchini, viso, come si dice, viso senza Assalto turbante, armato al buona centro d'accoglienza dei vicinanza, migranti. tanto Il fatto è stato anzi denunciato dal tanto si direttivo piace, provinciale di Noi anzi Consalvini si in piace, una nota inviata da anzi Mariano questo Falcone, migrante segretario è quello provinciale. Si appena evince, salito su segnalazione del dell'incendio, coordinatore dai soldi cittadino Noi cellulare, dai soldi Consalvini di Ponte Cagnano, cellulare, Nino dal Blotta, momento che si cominciamo è a recato picchiare, presso la struttura ed ha redatto un video la maggioranza parlando parla con gli italiano, ospiti che ragazzi, hanno vissuto e poi l'incubo quando quando alle cominciamo ore 3 a circa un gruppo di 12 uomini armati di pistola di etnia marocchina, si legge, è penetrato con la forza in un centro che ospita i richiedenti asilo, sito in una villetta alle spalle della Litorania Magazzeno. Hanno fatto irruzione con la forza, sfondando le porte e minacciando e picchiando i richiedenti asilo allo scopo di rubargli soldi e telefonini, bottino circa 800 euro e alcuni telefonini. Infine, nella nota di Noi Consalvini, l'appello. La domanda che ora ci poniamo è: e dunque iniziate anche a Salerno la guerra tra disperati? L'arresto a Salerno di due uomini provenienti dall'ultimo misterioso sbarco di Salerno per vari reati, quindi accerta che anche tra di loro ci sono delinquenti. Ancora una volta ribadiamo con forza che bisogna bloccare gli sbarchi. Questa è la dimostrazione che non siamo né visionari né vogliamo fare allarmismo.